emergenza di cosa ha bisogno? Sì, buonasera, senta, io ho mia sorella e mia nipote Alessio che siano state inondate, erano in macchina. La chiamata al numero unico di emergenza 112 e le immagini della furia della tempesta Charan che si è abbattuta su gran parte della regione. Le porto via tutte, tutte. Erano almeno 50 anni che non pioveva con questa intensità in Toscana, dove in tre ore sono caduti 190 mm di acqua. Terra, l'acqua. Tra le province più colpite della Toscana, quella di Prato, Pistoia e il Fiorentino, il presidente della regione Eugenio Giani ha annunciato che dopo aver firmato lo stato di emergenza regionale, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera allo stato di emergenza nazionale per la Toscana. Prevede che nella Toscana vi sia una condizione di emergenza e di intervento straordinario in 7 delle 10 province della Toscana. Firenze, Pisa, Livorno, Prato, Pistoia, Lucca, Massa. Scongiurata l'esondazione dell'Arno, a preoccupare adesso, dopo i violenti nubifragi, è il forte vento. Ma io confido che il carattere dei toscani, la nostra determinazione anche sul piano istituzionale, la protezione civile lavora a tutti i livelli e gli effetti e siamo in contatto con la protezione civile nazionale proprio perché mezzi anfibi, elicotteri, capacità di far defluire attraverso le idrovore le acque, darà una risposta che vede la Toscana reagire e avere la capacità di tornare al più presto alla normalità. Lo stato di emergenza nazionale ci consentirà anche di risarcire e di operare a sostegno di quelle famiglie, sono con loro e con il loro dramma, che sono state colpite anche dalla rovina dei loro beni, e con le imprese, soprattutto nell'area pratese, sappiamo quanto la piccola e media impresa si diffonde sul territorio e ha subito gravissimi danni. La Toscana è forte e come istituzioni sapremo poter reagire.